Ho fatto attenzione e ho ascoltato. Essi non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della sua malizia dicendo che ho fatto. Ognuno segue senza voltarsi la sua corsa come un cavallo che si lanci nella battaglia. Anche la cicogna nel cielo conosce i suoi tempi. La tortora, la rondinella e la gru osservano la data del loro ritorno. Il mio popolo, invece, non conosce il comando del Signore. È citata nella Bibbia in 6 versetti. E le cicogne che attraversavano la Palestina per la migrazione erano di due tipi, quella più comune, quella bianca, e quella nera più rara. E probabilmente il libro di Geremia si riferisce a questi animali quando parla proprio di queste migrazioni. E il Levitico la cita come animale impuro, però è interessante notare come nel libro di Zaccaria le ali degli angeli vengano paragonate alle ali delle cicogne. Quindi la cicogna ha già nel testo biblico questa doppia ambivalenza e poi nella simbologia cristiana medievale, attraverso l'uso dei bestiari che, lo ricordo sempre, sono questi elenchi di animali che vengono compilati nel Medioevo sulla falsariga del fisiologo, che è stato un po' il capostipite di questo genere letterario. Il fisiologo è stato scritto in un periodo variabile tra il secondo e il quarto secolo in area gnostica ed è proprio un elenco di animali visti nel loro significato simbolico. E dicevamo, nel Medioevo la cicogna assume un altro significato, assume il significato di devozione filiale. Perché? Perché si pensava che i piccoli della cicogna diventassero grandi abbastanza presto e successivamente si prendessero cura dei propri genitori. Inoltre è vista come il nemico per eccellenza del diavolo. Infatti non di rado si può trovarla rappresentata con un serpente in bocca. Perché? Perché è proprio caratteristica della cicogna come animale quella di scacciare i serpenti. E della cicogna come animale però qualcosa ci dirà il dottor Cesare Avesani Zaborra, che è il direttore del Parco Natura Viva dove questi animali sono ospitati. La cicogna è una specie che ormai entra nell'immaginario collettivo di tutti noi, anche della nostra infanzia, in quanto l'animale che porta i bambini, cosiddetto, perché si presentava in Europa proprio a primavera con l'inizio della buona stagione, dove veniva a nidificare e quindi portava, diciamo così, prosperità e coincideva con l'inizio dei grandi raccolti. Quello che sappiamo oggi è che le cicogne sono dei grandissimi migratori. Ed essendo uccelli di una certa dimensione, come quasi tutti i migratori, peraltro preferiscono le rotte che hanno il minor attraversamento dei mari possibili, per cui partendo dal centro dell'Europa si dirigevano una parte verso lo stretto dei Dardanelli e l'altra invece a Gibilterra, naturalmente lo stretto di Gibilterra, per raggiungere poi l'Africa centro e meridionale. Quindi parliamo di migrazioni attorno ai 7-8 mila chilometri,
che le cicogne intraprendono ogni anno, questo lungo viaggio che li porta verso le zone più calde dove trovano cibo. Ecco, contrariamente a quanto si può, magari qualcuno immagina, l'immigrazione non ha nulla a che vedere con il fatto che la cicogna soffra il freddo dell'Europa, ma ha a che vedere molto con il reperimento del cibo. Esistono infatti diciamo, le eccezioni che confermano la regola, cioè cicogne che se alimentate anche durante l'inverno perdono questo istinto migratorio. In particolare ho avuto proprio esperienze in un paese svizzero che è pieno di cicogne, dove non migrano più proprio perché gli abitanti usano ormai alimentarle durante l'inverno. Ecco, immaginatevi quante informazioni interessanti le cicogne ci possono dare sullo stato dell'ambiente anche in aree molto lontane. L'uso purtroppo di pesticidi anche vietati in Europa, come il DDT per esempio, in certe zone dell'Africa sta sterminando tantissimo questi migratori, rendendo per loro molto più difficile reperire il cibo e di fatto indebolendoli. Infatti quando le cicogne partono dall'Africa per tornare verso l'Europa devono essere in perfetta forma per intraprendere questo lunghissimo e pericolosissimo viaggio che li porterà appunto dal centro-sud dell'Africa fino al centro dell'Europa. Stando sul sagrato della chiesa di Sant'Anastasia e guardando praticamente alle mie spalle, ovvero guardando la facciata della chiesa a sinistra, vedete in alto l'arca di Castelbarto, morto nel 1320. È interessante questo monumento perché è il prototipo di quelle che poi saranno le arche scaligere. È la prima arca costruita e che ritroviamo in città. Quindi è interessante e affascinante avvicinarsi a questa chiesa e osservare questo e monumento poco prima di entrare. Eccoci all'interno della chiesa di Sant'Anastasia, qui vicino a me c'è uno dei due famosi gobbi di Sant'Anastasia, queste splendide sculture che reggono le acquasentiere. Spesso nelle chiese a reggere le acquasentiere ci sono o figure deformi o demoni a significare proprio la forza della santità che piega il male. E però siamo qua per scoprire un altro animale della Bibbia che è rappresentato in questa chiesa e solo qui. Un animale un po' particolare, forse un po' nascosto, perché non credo che molti lo abbiano notato, ma se si va a vedere la cornice marmorea che decora il terzo altare sulla destra, sulla navata destra, dedicato a Maria, si vede un po' in alto una cicogna che nel becco tiene un serpente. E la cicogna, l'abbiamo visto, proprio per questa sua caratteristica di cacciare i serpenti, era ritenuta nel Medioevo un simbolo di Cristo che sconfigge il male. La fascia marmoria è del 1500 circa ed è stata eseguita dal cugino di Michele San Micheli, Pietro da Portezza. E non è l'unico riferimento cristologico che troviamo in questi altari, chiaramente, però è proprio curioso e interessante vedere come questo animale, che in quanto migratorio era anche visto come simbolo di risurrezione, sia qui e proprio col serpente nel becco. Mentre in basso, alla base di questa fascia marmoria, troviamo la locusta che indica proprio il demonio. Quindi la vittoria di Cristo sul demonio, esattamente come nell'altare,
è rappresentata Maria che sconfigge il serpente, che calpesta il serpente coi piedi. La cicogna la troviamo ancora oggi in Israele. Andiamo a vedere quindi allo zoo di Gerusalemme come questo animale vive oggi. We have, as you can see, a few storks. All of the storks that you see here are injured. They got injured in the wild and they were brought to the zoo. Qui abbiamo, come potete vedere, alcune cicogne. Tutte quelle che vedete qui sono state ferite in natura e portate allo zoo. Non possono volare ed è il motivo per cui sono qui. Le cicogne migrano dall'Africa all'Europa e ritorno a seconda della stagione e la rotta che seguono attraversa Israele. Volano sopra di noi, milioni di cicogne volano su Israele ed ecco perché molte di loro cadono qui, perché sono stanche o qualcosa le ferisce o li sparano. Arrivano e ci prendiamo cura di loro. Abbiamo una zona dedicata a questo e poi vengono rilasciate in natura quando sono guarite e se non è possibile rimangono nel nostro zoo o vanno in un altro. Le cicogne vivono anche qui nelle nostre zone, di solito vicino a stagni o laghi. Alcune si fermano qui e si riproducono, ma la maggior parte si sposta in Europa per nidificare e quando lì è troppo freddo tornano in Africa per avere più sole. As far as I know, no. But the problem that they had, that a lot of time they nested on the chimney. Per quello che sappiamo, il problema più grande che hanno è che spesso nidificano sui camini. E quando accendi il fuoco nel camino, tutto il fumo torna giù, e non solo, anche parte del nido. E questo può essere un problema. C'è anche la storia molto famosa che le vorrebbe portatrici di bambini. Questo probabilmente è perché arrivano in primavera, che di solito è la stagione in cui nascono più bambini. The season when you have a lot of babies. So this is why the stories of bringing kids. Ho fatto attenzione e ho ascoltato. Essi non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della sua malizia dicendo che ho fatto. Ognuno segue senza voltarsi la sua corsa come un cavallo che si lanci nella battaglia. Anche la cicogna nel cielo conosce i suoi tempi. La tortora, la rondinella e la gru osservano la data del loro ritorno. Il mio popolo invece non conosce il comando del Signore.